Quando parliamo di cibo, voi da che parte state? Siete di quelli che spinti dalla fretta si lanciano sulle pietanze veloci di un fast food? Oppure siete di quelli che dedicano al cibo tutto lo spazio che merita e preferite lo slow food? Cibo veloce o cibo lento? Tutto dipende dalla vostra filosofia di vita o anche dalla potenza del vostro motore. D'accordo, vi state chiedendo cosa c'entrano le automobili con la cucina. Ma sapete quale temperatura è in grado di raggiungere il vostro motore? Da queste parti si raggiungono circa i 300 gradi. Significa che mettere le mani sul collettore di scarico della vostra automobile è un po' come metterle su una bistecchiera. A suo modo, insomma, la vostra automobile è dotata di un angolo cucina. Una bella orata di circa un chilo, due pomodori, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, succo di limone, olio d'oliva extravergine, sale, pepe, prezzemolo. Posizionate l'orata pulita su un foglio di alluminio e aggiungete i pomodori tagliati a fette, l'aglio, il rosmarino, un cucchiaio di succo di limone, sale, pepe e prezzemolo. E per finire, qualche cucchiaio d'olio. Olio extravergine d'oliva, ovviamente. Preparate il cartoccio e fissatelo bene per non perderlo lungo la strada. Se di solito un'orata cuoce in 40 minuti, per la cottura a bordo bisogna prevedere in media un'ora abbondante. E ora scaldate il forno, o meglio il motore. Naturalmente, ricordatevi che il pesce deve essere ben cotto su entrambi i lati. Seguendo la tabella di marcia prevista, siamo già arrivati all'ora di pranzo e a giudicare dall'invitante profumo anche la cottura dovrebbe essere a puntino. A questo punto persino i più diffidenti rimarranno sorpresi dai risultati ottenuti. Buon viaggio e buon appetito! Thank you.